Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buongiorno a chi ci segue in diretta Twitter, buongiorno a chi ci segue in diretta Facebook, con l'invito che, essendo mercoledì, vi rivolgiamo a passare in edicola alla fine di questa rassegna a prendere non solo la verità, ma anche Panorama, che oggi esce con Conte in copertina nei panni inquietanti del Joker cinematografico, paura di votare è il titolo. La giornata di ieri come si riverbera sui quotidiani di oggi? Per un verso prosegue questa kermesse di Villa Pamphilj con una notizia, eppure questa abbastanza sconcertante. Conte che dice ieri con grande nonchalance: beh, adesso lavoreremo durante l'estate a scrivere il fantomatico recovery plan, cioè il piano italiano per accedere ai fondi del Recovery Instrument, che come sapete ancora non esiste, nel senso che si terrà nei prossimi giorni un primo Consiglio europeo e l'accordo è di là da venire. Ma restano a questo punto, francamente, più che mai i dubbi sulla strategia, come vogliamo definirla, ultra-attendista del governo italiano. Ci sarebbe un governo con una ventina di ministri e una cinquantina di sottosegretari, che dovrebbe prendere l'indirizzo politico dal Parlamento, che se voleva una consulenza poteva rivolgersi al CNEL, e invece ha istituito 16 task force. Una di queste 16 task force, quella guidata da Colao, ha prodotto un documento di oltre 130 pagine. Al governo non è bastato, ha organizzato 10 giorni di stati generali. Al termine di questi 10 giorni, che ancora non sono conclusi, che ci dice il governo? Che scriverà per tutta l'estate e se ne riparla a settembre. Ecco, dinanzi a questo panorama, una doppia sveglia è venuta ieri e verrà oggi dal mondo produttivo. Ieri, un uomo molto cauto, politicamente molto avvertito, l'esperto presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, un antico democristiano, quindi insomma non un barricadere, un bombarolo, ha rotto la quiete di Villa Pamphilj dicendo: ragazzi, guardate che qui solo nel settore di Confcommercio, commercio, servizi, eccetera, rischiano di saltare 270.000 aziende, stima di posti di lavoro persi 1 milione. E Conte a quel punto barcollando ha detto: beh sì, i dati non sono positivi. E oggi si attende, diciamo, il secondo schiaffo con l'arrivo della delegazione di Confindustria. Si annuncia un presidente di Confindustria, Bonomi, piuttosto combattivo, che si fa precedere da un libro che, diciamo, sintetizza le ricette che Confindustria propone. E il modo in cui Conte lo accoglie non è dei più brillanti. Conte si è fatto intervistare da un giornale, ormai suo amico, un giornale online che si chiama Fanpage, e ha detto: ah, ma qui Confindustria ha ansia da prestazione politica, speriamo che abbia ansia da prestazione imprenditoriale. Quindi c'è anche il governo che fa la lezioncina sugli spiriti animali alle imprese. Questo è il primo elemento della giornata. Il secondo elemento della giornata ha a che fare con i cascami della questione del finanziamento: c'è stato, non c'è stato, da parte del regime venezuelano a favore del Movimento 5 Stelle. Il giornalista spagnolo tiene il punto, dice: guardate, io non ho mai perso una causa, ho ulteriori documenti. A sostegno della sua tesi dice: guardate che il famoso cambio di timbro è stato posticipato, è stato ritardato in tante sedi diplomatiche venezuelane. Poi, dovessi dirvi francamente la mia opinione, questa storia del timbro è anche molto sopravvalutata, perché insomma, se ci fosse stato un finanziamento illegale, capite bene che il punto fondamentale non è il timbro e la carta da bollo, non è che i finanziamenti illegali passino necessariamente da documenti protocollati secondo le forme più rigide. Naturalmente invece il Movimento 5 Stelle continua a smentire, ma resta però la questione di fondo, cioè il supporto dei 5 Stelle a quel regime, quando anche fosse avvenuto gratis, come da garantisti bisogna supporre, e non sarebbe certamente una cosa commendevole. Allo stesso modo non è commendevole il tentativo dei 5 Stelle di rischierare la politica estera italiana su fronti impresentabili, dalla Cina all'Iran al Venezuela, appunto. Si discute anche sul versante interno dei 5 Stelle. I retroscena di oggi ci confermano una volontà determinatissima di Grillo di mantenere l'asse
con il Partito Democratico e con Conte a Palazzo Chigi, si ipotizza anche una candidatura congiunta, che a questo punto farebbe venir meno il sindaco di Roma uscente Virginia Raggi, una candidatura congiunta PD 5 Stelle nelle maggiori città l'anno nuovo, a partire da Roma, appunto, mentre avanza questa tesi del cosiddetto direttorio di un organo collegiale che dovrebbe guidare i 5 Stelle, marginalizzando la posizione di Battista. C'è intanto chi è già uscito, Gianluigi Paragone annuncia un suo movimento, come pure si parla di un movimento, in questo caso ecologista, dell'ex ministro Fioramonti, ve lo ricordate, quello che firmava le giustificazioni agli studenti che andavano alle manifestazioni gretine. È successo anche questo. Ecco, devo dire, in questa legislatura, tra Fioramonti che firmava le giustificazioni gretine e la Azzolina e il suo imbuto, sulla scuola si è visto di tutto. Allora, questo è il sommario. Andiamo a vedere. Ah, poi naturalmente dimenticavo una questione che avremo poco tempo per guardare. Ieri è stato scarcerato per decorrenza dei termini Massimo Carminati, figura che ha un curriculum criminale, diciamo, importante e anche poi un alone leggendario attorno a sé. C'è chi si lamenta, il ministro Bonafede dice: ah, faremo verifiche ispettori, ma c'è poco da verificare. Carminati, piaccia o non piaccia, si è già fatto 5 anni e 7 mesi di carcere, di cui 4 al 41 bis in attesa di processo, perché comunque è da considerare un cittadino il cui iter processuale deve svilupparsi. Ha preso una condanna in primo grado, c'è stato l'appello, la Cassazione però ha detto che l'appello va rifatto. La Cassazione si è presa 8 mesi per scrivere le motivazioni e questo ha portato alla decorrenza dei termini e dunque lui attenderà il nuovo appello a casa. Storie di ordinaria lentezza della giustizia italiana. Qualcuno oggi ricorda che ai grandi romanzieri francesi servivano meno tempo, diciamo, serviva meno tempo della Cassazione, a loro per scrivere i romanzi, alla Cassazione per scrivere le motivazioni di una pronuncia. Le prime pagine dei giornali, La Verità, un solo motto: prendere tempo per non perdere la poltrona. È la rubrica e il titolone: Conte rimanda l'Italia a settembre. Il sommario spiega tutto. Ci sono 270.000 imprese sull'orlo della chiusura, 1 milione di posti a rischio, servono interventi immediati. Invece il Premier si bea con i suoi stati generali e, dopo aver cestinato il lavoro di Colao, annuncia che il piano per la ripartenza arriverà solo dopo l'estate. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, che pure mette in prima pagina l'allarme di Confcommercio: a rischio 1 milione di posti. Il Fatto Quotidiano, invece, come accade nelle giornate difficili per Conte, parla d'altro. E voi che seguite questa rassegna lo sapete già dove si va a parare. È la Lombardia, il cattivo Fontana. Comuni chiusi, anzi no, audio incastra Fontana. Quindi il fatto che ieri era ultra garantista sulla questione venezuelana, togliendola dalla prima pagina e mettendo a pagina 4 prima la smentita e poi la notizia, questa volta torna alla sua tradizione forcaiola contro Fontana. Poi c'è anche un travaglio che vedremo che difende se stesso sulla storia del prestito. Dice: il prestito di cui usufruisce il fatto non è il prestito consentito dalle norme post-Covid, è il prestito consentito attraverso norme del 1996. Benissimo, ok, ma pur sempre diciamo con intervento e ruolo del medio credito centrale, ma fin qui Travaglio difende la sua azienda giornale o il suo giornale azienda. Poi però c'è una conclusione sul Venezuela inquietante, la vedremo in corso d'opera, ma intanto ve la segnalo. Il giornale ha un approccio invece diverso sulla storia del Venezuela: caccia al tesoro, soldi a 5 Stelle, indagano i PM, la Procura di Milano apre un'inchiesta sui milioni venezuelani ai grillini, timbri e viaggi diplomatici, ecco cosa non torna. Il Tempo apre su Carminati, l'immagine di Carminati che esce dal carcere di Oristano, il buco nero della giustizia, ma nero in questo caso pur aggettivo nel titolo
è scritto maiuscolo, a ricordare il nero invece come soprannome di Carminati, e scrive Bekis che Bonafede si scandalizza, ma è da lui il problema, cioè dal sistema giustizia che è lento e inefficiente. Repubblica ha un titolo su altro tema, Regeni, il PD a Conte chieda subito il processo, lettera di Zingaretti a Repubblica, accordi bilaterali con l'Egitto solo dopo aver ottenuto le condizioni per giudicare gli indagati. La vendita delle navi non ancora autorizzata, manca la firma di Di Maio, e sorge, fermo restando per carità la questione, i diritti umani, eccetera, ma sorge sempre il dubbio quando si rinfocola questa tensione che poi qualcuno, diciamo, desideri che magari ste navi le venda qualcun altro, magari qualche francese, chissà. E infine La Stampa, che racconta un altro aspetto della giornata politica, Atlantia e migranti vince Di Maio, cioè la tesi è che sia rispetto al dossier Autostrade, dove si prefigura una lunga trattativa e una ipotetica uscita dei Benetton che sarebbero rimpiazzati da CDP ed F2I, sia sul versante dei migranti, dove non ci sarebbe l'abrogazione totale e radicale dei decreti Salvini, ma delle modifiche, sostiene La Stampa, più minimaliste, cioè semplicemente orientate a recepire le osservazioni del capo dello Stato. Ecco, su entrambi questi dossier vincerebbe la linea di Di Maio. Atlantia e migranti vince Di Maio. Una linea minimalista, in particolare, dice La Stampa, sul versante immigrazione, per evitare di dare troppo spazio alla protesta che invece la Lega farebbe se l'intervento sui decreti sicurezza fosse più invasivo. Questa è la tesi della Stampa. Noi da che cosa partiamo? Partiamo dalla questione economia, dall'urgenza dell'economia e invece dalla grande lentezza degli Stati Generali. E l'apertura della verità affidata al pezzo di Claudio Antonelli. Andiamo a vedere il passaggio probabilmente più significativo del ragionamento di Antonelli, che apre questa parte del suo pezzo con un virgolettato di Conte. Nel frattempo abbiamo la responsabilità di programmare il rilancio con uno sguardo verso obiettivi di medio e di lungo periodo. Cioè, palla lunga, ha esortato il Premier. Dalla platea basita, scrive Antonelli, si è alzata la voce del numero uno di Confcommercio, Carlo Sangalli, non proprio un uomo da barricate. Virgolette, queste giornate di confronto sulle scelte, sulle regole, sulle politiche per far crescere di più e meglio il paese si devono tradurre rapidamente in risultati concreti, perché le imprese purtroppo vivono ancora in emergenza. Questo è il nostro auspicio, ha spiegato Sangalli, sgranando il rosario della crisi: problemi di liquidità, estensione delle moratorie fiscali, eccesso di burocrazia, pressione fiscale e costo del lavoro eccessivo. Virgolette, qui il passaggio più duro: il tempo sta per scadere. Tra aumento dei costi e crollo dei consumi potrebbero chiudere presto 270.000 imprese, con la perdita di oltre 1 milione di posti di lavoro. Insomma, comprendete bene che il quadro è assolutamente fosco, cose che ritrovate anche sul Corriere della Sera, pagina 2. Nel taglio basso di pagina 2 è sentito Carlo Sangalli, che naturalmente ribadisce e articola queste preoccupazioni. Questo pezzo della verità parte in prima, gira a pagina 5. Nella pagina a fianco, la pagina 4, trovate pure un approfondimento della verità che si raccomanda, in cui si pone a questo punto una questione strategica, poiché a questo punto si ipotizza la necessità, da qui a fine anno, di un nuovo sforamento, non di 10 miliardi, come diceva la vice ministra Grillina Castelli, ma di 50 miliardi, perché le esigenze sono molto maggiori. E con questi 50 miliardi che cosa ci si fa? Mica si penserà di andare solo avanti con le toppe sulla cassa integrazione, che peraltro per ora non è stata, come sapete, prolungata. Questa è una fake che ieri alcuni giornali alimentavano, come spiegavamo in questa rassegna. L'attuale normativa sulla cassa integrazione prevede 14 settimane più 4. In origine queste ultime 4 potevano essere richieste solo da settembre, adesso il governo dice le puoi chiedere da subito, quindi 14 più 4 subito, ma è sempre la stessa coperta corta, ti copri un po' più il petto, scopri i piedi e viceversa. Ma ecco, questo è il senso dell'altro pezzo della verità di pagina 4.
Se fai uno scostamento più grande lo devi usare per una roba vera, non solo per le toppe alla cassa integrazione, lo devi usare per allungare molto di più le scadenze fiscali, che altrimenti sono devastanti, per un abbassamento delle tasse che incoraggi un po' con una ripresa stentatissima, per più soldi a fondo perduto alle imprese che altrimenti chiuderebbero. Questa è, diciamo, l'agenda che la Verità propone e che sembra per il momento assente dal tavolo degli stati generali. Tavolo degli stati generali, dove però oggi arriverà è l'agenda di Confindustria, e anche questo è un aspetto interessante. Allora, vediamo come Corriere e Repubblica introducono l'incontro di oggi fra Conte e la delegazione guidata da Carlo Bonomi. Lo fanno allo stesso modo, ve lo spiegavamo nel sommario, raccontando la battuta aspra, spigolosa, non accogliente che ieri Conte ha scelto di fare a Fanpage. Alle parti sociali Conte chiede uno sforzo corale, scrive la Guerzoni sul Corriere. Oggi tocca al presidente di Confindustria, le cui critiche intrise di scetticismo, il premier ritiene, virgolette, innescate da una certa ansia da prestazione politica. Dal dottor Bonomi mi aspetto piuttosto un'ansia da prestazione imprenditoriale. Così Conte, c'è da immaginare che la delegazione di Confindustria non sarà particolarmente messa di buon umore da queste premesse. E la stessa cosa ce la racconta Giovanna Vitale su Repubblica a pagina 6. Staremo a vedere. Spostiamoci nella seconda parte della nostra rassegna, la questione dei 5 Stelle, sotto due aspetti, Venezuela e beghe interne. Sul Venezuela ci aiuta a inquadrare la questione Maurizio Belpietro, che dice: ah, insomma, soldi o non soldi, i pentastellati chiariscano i rapporti con Maduro. Oltre al testo in cui si parla di milioni, c'è una consuetudine che ha visto nel tempo Chavez e Maduro dare soldi ad altri partiti in Spagna, in Sud America. Può darsi che dal regime comunista venezuelano non sia arrivato in Italia nemmeno un euro, ma l'abitudine di sostenere la rivoluzione a suon di milioni, diciamo che i compagni di Caracas l'avevano. C'è poi un altro elemento che richiede un chiarimento della complicata faccenda, ed è il sostegno che i grillini hanno riservato a Maduro e i suoi. Quando l'America e l'Europa si schierarono al fianco di Guaidó, l'autoproclamato presidente che intendeva rovesciare chi aveva portato il paese sull'orlo della bancarotta, i pentastellati puntarono i piedi, impedendo che il governo italiano si esprimesse. In pratica, preferirono stare dalla parte del dittatore piuttosto che da quella del popolo, il che, per un movimento che si dice democratico, dove uno vale uno e la democrazia la si fa dal basso, non è proprio un bell'esempio di coerenza. Così Maurizio Belpietro. E quello che nel pezzo di Belpietro, nell'editoriale di Belpietro, è commento, è circostanziato da elementi fattuali e di cronaca che trovate nella pagina accanto, la pagina 2, con due pezzi tutti da leggere. Alessandro Darold, che ricostruisce la propensione del regime a finanziare i partiti amici, quel vizietto del Venezuela rosso, coprire di milioni i partiti amici, con un focus su due figure: Maduro, che oggi è successore di Chavez, ma al tempo dei fatti, 2010, eccetera, era ministro degli esteri. E poi un'altra figura, il ministro del petrolio, Tarek El Aissami, che, come il nome suggerisce, ha poi tutta una serie di legami con il Medio Oriente. E proprio questo rapporto anche con l'Iran e poi con tutta una serie di formazioni protagoniste di azioni terroristiche in Medio Oriente, Hezbollah, eccetera, è un altro fronte che andrebbe capito. La metà inferiore della pagina vede in effigie un'altra delle figure nell'occhio del ciclone per questi rapporti anomali, sicuramente politici, non si sa se anche finanziari, col Venezuela, il leader di Podemos Iglesias. E Larry Geiser, un analista attento, dice: guardate che forse dietro lo scoop del giornale spagnolo c'è anche il malumore americano, il fastidio degli apparati di sicurezza, degli organi, degli apparati di informazione americani nei confronti di tutti i partiti che in giro per l'Europa possano rompere la fedeltà atlantica e cercare diciamo, un asse geopolitico pericoloso, appunto pro Venezuela, pro Iran, pro Cina.
Eppure Marco Travaglio difende se stesso, l'abbiamo preannunciato nel sommario, nella parte iniziale del suo editoriale, ma andate a vedere come Travaglio tratta la questione del documento. Tutti uniti, dice criticamente Travaglio, verso i tutti, cioè verso, secondo lui, gli altri giornali su questa linea. Forse il documento è falso, ma le simpatie del 5 Stelle per Caracas sono vere. Questa è la realtà. Dunque lo scandalo c'è comunque, dice Travaglio. Attenzione. Ora è un po' di tempo che il Venezuela elegge i suoi presidenti, prima il discutibile Chavez, poi il pessimo Maduro, e Chavez è solo discutibile, senza chiedere il permesso agli USA e ai loro leccapiedi sparsi per il mondo. Quindi attenzione. Per Travaglio quelle erano elezioni vere, non elezioni farsa in cui il regime otteneva, diciamo così, una finta formalizzazione popolare. No, no, il Venezuela elegge i suoi presidenti senza chiedere il permesso agli USA e ai loro leccapiedi sparsi per il mondo. Così 2 anni fa gli americani, non contenti dell'embargo che affama il paese, quindi non è la dittatura che affama il paese, è l'embargo americano, patrocinarono il golpe del presidente dell'Assemblea nazionale Guaidó, poi fallito nel ridicolo, e tutti si affrettarono a riconoscere il golpista contro il presidente legittimo, tranne il governo Conte, rimasto neutrale grazie al 5 Stelle, ma sollecitando libere elezioni sotto controllo internazionale. Nell'Italia alla rovescia dei nemici delle fake news che sparano fake news, mancava la comica, anzi la colica finale. I tifosi del golpista che danno lezioni di democrazia a chi chiede libere elezioni. È fantastico. Veramente oggi Travaglio si supera perché finché si tratta di nastri della Guardia di Finanza, file, manette, eccetera, beh, ci fa orrore, ma lo si può perdonare. Ma francamente, arrivare a scegliere tra i dittatori e chi lotta contro i dittatori, schierarsi dalla prima parte, mettendosi come foglia di fico per coprire malamente le vergogne, il fatto che pure i grillini abbiano chiesto elezioni libere, ma lo abbiano chiesto essenzialmente per legittimare chi al potere ci sta, come dittatore, è francamente troppo. Pensavamo che Travaglio a questo punto non potesse spingersi, invece ci si è spinto. Il giornale fa una cosa interessante con Paolo Manzo, va a sentire Marcos García Reyes, l'autore dello scoop. Ve lo dicevamo ieri, guardate che poi noi non abbiamo nessun elemento per dire che le carte siano vere, siano false. Personalmente non mi interessa niente, ripeto, purtroppo conta in negativo il sostegno al regime, quando anche fosse avvenuto gratis da parte dei grillini. Però questo García Reyes non è un passacarte, è uno che ha partecipato al pool di giornalisti che hanno tirato fuori i Panama Papers, quindi ha preso pure il Pulitzer collettivo, eccetera. E questo Reyes dice un paio di cose interessanti. La prima su se stesso, dice: querele, non ne ho mai persa una. Ma soprattutto assicura che i timbri nelle sedi diplomatiche venezuelane non sono stati sostituiti subito. E anzi, molti avevano ancora, fino alla morte di Chavez, 2013, il cavalluccio girato dall'altra parte. Ricorderete che tutta la linea difensiva dei 5 Stelle è imperniata su questo fatto. Ah, guardate, fino a un certo punto il cavalluccio guardava verso destra, poi verso sinistra o viceversa. Reyes qui dice: guardate che poi nelle lentezze, diciamo, burocratiche, non è che tutte le sedi diplomatiche abbiano zac immediatamente cambiato il sigillo, ma insomma, questo ve lo diamo come elemento ulteriore di informazione. Restiamo sui 5 Stelle, ma spostiamoci sul versante delle loro beghe interne, che oggi sono raccontate da Alessandro Trocino sul Corriere della Sera. Guida pluralista, non un capo, le mosse per fermare Di Battista. Nel pezzo si dà conto, ve lo dicevamo nel sommario, dei due partiti scissionisti che si preparano, o comunque di partiti di fuoriusciti o di personalità che erano state vicine ai 5 Stelle e che ora si sono autonomizzate, paragone in chiave no euro
e invece Fioramonti in chiave ecologista, ma soprattutto si valorizza nell'articolo il ruolo di Paola Taverna, che è vicepresidente del Senato, la conoscete, no? La romanesca e fiammeggiante signora che è successa anche questo, è diventata vicepresidente del Senato, quindi presiede molte sedute di Palazzo Madama, e che ieri ha fatto il giro dei media per diciamo contrapporsi a Di Battista, dire che non ci vuole un uomo solo al comando, ma ci vuole una guida pluralista. Nella pagina successiva del Corriere della Sera, Tommaso L'Abbate, in un retroscena, ci rende noto, diciamo, il segreto di Pulcinella, il patto di ferro Grillo-Conte. L'incipit è quello delle telefonate che Grillo avrebbe fatto nei giorni scorsi a una serie di parlamentari grillini, dicendogli questo è il virgolettato di L'Abbate: ti sei sempre definito un grillino? Ecco, sappi che io sosterrò Conte qualunque cosa faccia, dillo in giro. Se qualcuno si mette in testa di tornare alle urne, il movimento scompare. E, chiosa L'Abbate, telefonate in fotocopia di quelle che non ammettono repliche. Quindi Grillo che si mette al telefono per cercare di blindare la posizione di Conte. Questo quadro c'è più o meno restituito con nuance e sfumature diverse un po' da tutti i giornali. Ecco, un elemento dissonante, nel senso che ci fa sentire un'altra campana, non proprio schierata con Di Battista, ma certamente critica rispetto alla linea di sostegno a corpo morto all'alleanza Conte-PD, è quella di Max Bugani, uomo storicamente vicino a tutta questa storia della piattaforma Rousseau, della Casaleggio e Associati. Lo sente Annalisa Cuzzocrea su Repubblica: no al direttorio 5 Stelle, serve un leader. E quindi il ragionamento qui si capovolge: no, niente collettivi, ci vuole una figura. E quanto all'ipotesi di Conte al vertice, Bugani lo mette in guardia, dice: si brucerebbe in 2 mesi. La battuta iniziale di Bugani ha una sua efficacia, o almeno vedrete che nelle chat grilline farà rumore perché è sferzante. Io non so se ci sia una marmotta che vuol far rivivere lo stesso giorno, dice Bugani, che evoca il film citato da Grillo per sbeffeggiare Di Battista. Ma di sicuro ci sono tanti gabbiani ipotetici, come diceva Giorgio Gaber, senza neanche più l'istinto del volo, perché ormai il sogno si è rattrappito. Insomma, Bugani parte dicendo: guardate che il movimento ha perso contatto con la realtà, e articola e argomenta in questo senso. Moltissimi elettori pensano le cose che dice Alessandro Di Battista e si riconoscono in lui. Lo dissi già un anno fa: se ogni volta che parla viene massacrato internamente, quelle persone le allontani. Non si tratta solo di lui, ma di tutti gli attivisti che stiamo perdendo. Poi la Cuzzocrea lo interpella sull'idea di un direttorio e Bugani è negativo. Mi pare un volemose bene che sa di galleggiamento stanco e non credo porti con sé alcuno slancio per il futuro. Io penso una cosa molto netta: governo e movimento sono cose diverse. È così dalla notte dei tempi. Vale per tutti i governi e tutte le forze politiche. Se si vuole creare un organismo per cui il movimento diventa il governo, vive in funzione del governo. Lo spazio si restringe per forza e i cittadini si allontanano. E quindi lei pensa che serva ancora un capo politico da eleggere subito? Risposta: per me serve qualcuno che non faccia parte del governo. Domanda: Giuseppe Conte? Risposta: si brucerebbe in 2 mesi. È una persona troppo intelligente e non credo che scelga questa strada. Così Bugani. Insomma, vedremo che tipo di discussione si innescherà. Allora, il nostro tempo è praticamente finito. Vi ricordo ancora l'altra storia che abbiamo evocato nel sommario e su cui pure in tanti si soffermano, che è la vicenda di Carminati uscito per decorrenza dei termini. L'altra cosa che torno a segnalarvi è l'apertura della stampa, ma anche quella ve l'abbiamo ampiamente, diciamo, riassunta nel sommario iniziale, la tesi che in particolare sui decreti sicurezza il governo, accogliendo la posizione di Maio, si prepari a interventi più limitati, nella convinzione o nell'illusione, questo lo scopriremo, di
depotenziare la reazione della Lega, che vedrebbe toccati comunque i provvedimenti che Salvini considerò il fiore all'occhiello della sua azione al Viminale. Quindi vedremo anche questo tema come crescerà. Però inutile girarci intorno, vedrete che oggi la giornata sarà imperniata sul confronto agli stati generali tra Conte e la Confindustria. L'ultima questione che vi segnalo prima di chiudere è un grande classico di Conte. Vi ricorderete che già alla vigilia del precedente Consiglio europeo non aveva voluto un dibattito parlamentare di quelli che poi si concludono con il voto di risoluzioni, ma aveva voluto semplicemente un'informativa, cioè quei dibattiti in cui il rappresentante del governo parla, c'è il dibattito e non si vota. Ed è abbastanza clamoroso perché prima di un Consiglio europeo il Parlamento, da che mondo è mondo, vota una risoluzione di indirizzo per il governo. Stavolta accadrà la stessa cosa e quindi cade perfino quella risoluzione che la Bonino aveva pensato per dire al governo chiedi subito il MES. Ecco, perfino quella cade. Ancora una volta Conte butta la palla avanti, non vuole voti prima dell'estate, ritiene di poter tenere la questione in uno stato di galleggiamento senza chiamare i grillini e in particolare il riottoso gruppo senatoriale grillino alla conta. Allora, il nostro tempo è finito. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con il condirettore della Verità Massimo De Manzoni. Domattina alle 7 ci risentiamo con Francesco Ghialietti. L'augurio della migliore giornata e l'invito a passare in edicola a prendere La Verità e Panorama.